Il labirinto. Come se tanto effettivamente ormai avesse qualche tipo di senso logico dove stiamo andando, ma va bene, ormai ci ho fatto l'abitudine. Ecco fatto, addio la scimmietta. Qui c'è qualcosa? No. Qui c'è la porta dove in teoria siamo usciti. Sarebbe comodo una mappa effettivamente in questa zona, ma... Ciao Scusami. Manny, mi sai dire dove ci troviamo? Mi sono persa, credo. Seppur affranto, ne sono convinto. Di Crudelia questo è il famigerato labirinto. Ma Perché se ci Crudele è un rimetti è tutto sotto labirinto? controllo. È chiaro il concetto? È chiaro, sì. Mi aiuterai ad uscire dal labirinto? No. Ti consiglierò lungo il percorso. Te gusta? No. Bene. Che cosa mi dici allora? Il problema è che quei mattacchioni dei demon hanno costruito il labirinto per tenere lontani gli estranei. Ci sei? Per superarlo devi imparare a deviare. Usa l'ingegno e aziona il congegno. O sei di legno? Quindi devo usare i congegni per deviare le Cosa vuol barriere. dire sei di Grazie, Manny. legno? Ma vaffanculo, sono per fare una rima alla fine, dai. Ah, vabbè, vediamo dove finiamo, la scimmietta. Osso, grazie. Allora, facciamo le cose con un attimo. 5 secondi fa ci siamo visti, Manny. Ehi là, bella gioia! Questo è uno dei congegni di cui parlavo. Ci sono. Ehi, Peachy, dà un'occhiata qui. Crudelia ha messo delle trappole spinose per fermarti. Ci sei? Ma il What? grande Manny conosce un segreto. E qual è? I rovi spinosi seguono sempre lo stesso percorso. Se memorizzi il tracciato, non finisci bucherellato. Grazie, Manny. Hasta la vista! Ok, allora, io continuo a dirlo che Crudelia è... Ah, è il carro armato, dicevo. Ma a parte, dove sono questi rovi? Scusami, capiamoci un secondo. Facciamo tutto il giro prima di... Cioè, tutto il giro disponibile prima di proseguire, perché in un labirinto è facile Sei un perderli. super cucciolo! Bella, fratello! Quindi, facciamo le cose con la dovuta calma e... Prima di andare avanti, vediamo dove sono tutti gli oggetti o tutti quanti i fratellini. Allora, che cosa abbiamo qui? Ah, la mappa! Mappa! Deve avercela messa Manny. È un grande. È un po' strano, ma è comunque un grande. Allora, questa è la mappa, quindi. Non capisco se la freccia è dove devo andare o... Perché c'è anche una X. Io faccio una foto alla mappa, sia mai che mi possa essere utile. Ok, vediamo dove dobbiamo andare. Prima di azionare il congegno, scendiamo anche di sotto. Vediamo dove finiamo. Lì ci sono delle catacombe. Qua. Averli uccisi mi ha dato qualcosa oltre gli ossi? No. Vediamo se però c'è qualcosa qua dietro. Strano. Era talmente ovvio che ci avrei scommesso. Ok, cucciolo. Che piacere vederti! Bella. Qualcos'altro? Non mi sembra. Va bene. Quindi le entrate. Così ci sono dentro i cuccioli o se non ci sono i cuccioli, sicuro c'è almeno qualche osso. Ok. Ah, ma Dio mio. Ah, di... cacchio. Pensavo che era un razzo lui. Invece i razzi me li spara lui. Ti giuro, non... E addio. Allora, calmi un attimo. Prendiamo tutti gli ossi che ci sono qui. E già che ci siamo, vediamo se c'è un altro cucciolo da questo lato. Ah, questi sono rovi, aspetta. No, no, aspetta, sono rovi o no? Non capisco. Ah, ok, no, non lo sono. Pensavo di sì. Ah, è un orologio questo. È dopo. Allora, siamo a tre, quindi siamo già a metà dell'impresa. Spero più che altro che questo labirinto non sia così enorme. Avendo ancora la mappa sott'occhio, teoricamente non è così grosso. In pratica,
superiamo la palla di Indiana Jones qui. Ecco fatto. È il nemico, quello, la palla senziente che c'è nel The Ring. Quella palla che se anche la eviti, lei si gira e ti colpisce in faccia. Allora, ah, ecco, questa è un'altra mappa. Vediamola, ma giusto per sicurezza. Quindi, prima eravamo nell'area accanto, proprio sulla destra, quel pallino lì, eravamo lì a destra. Quindi stiamo proseguendo. Se ora noi tiriamo avanti e giriamo sulla destra, arriviamo in una zona tutta verde. Non so cosa ci possa essere, forse altri rovi. Però dobbiamo girare quindi sulla destra. Tanto io a prescindere girerei ovunque. Quindi Però aspetta un attimo, perché qui mi sa che la strada è chiusa. Ah, sì, è strada chiusa, perché girandolo adesso questo si sposta qui, questo si sposta qui, e noi vediamo se... ho appena clippato nel muro, infatti. Esatto, non so se si vede, però dall'altra parte c'era il proseguimento di questa strada. Dobbiamo quindi trovare lo switch. Ecco. Prima dello switch, allora, andiamo in acqua. Prendiamo lo dogo. I like hot dog because I'm not a dog. Comunque, allora, io non ho nulla da ridire ovviamente ai cartoni del gioco Disney del tempo, però questa cosa era geniale. Al tempo sicuramente uno non ci avrebbe fatto caso e chi se ne frega. Oggi chiunque si lamenterebbe di una roba del genere, che l'acqua sgorga tutta da un punto e si va a diramare. Al tempo era un'idea geniale e ovviamente nessun bambino, uno ci avrebbe fatto caso e due avrebbe detto: oh guarda che schifo, l'acqua parte tutta da lì. Oggi è vero, abbiamo degli standard totalmente diversi, però cacchio, a volte secondo me bisognerebbe anche un attimo lasciarla un attimo andare questa cosa, per forza di cosa, della perfezione, e magari godersi solo il gioco. Certo, se poi anche il gioco è fatto male e non te lo fa godere il gioco, capisco anche il fatto di arrabbiarsi, diciamo. Ecco qua. Sono d'accordissimo che molte cose, soprattutto promesse, dovrebbero essere rispettate. Questa mi sa tanto di zona che si può aprire. Però a volte bisognerebbe anche un attimo... Non ti dico accontentarsi, perché accontentarsi non è buono. Non è una cosa che bisognerebbe fare. Bisognerebbe ogni tanto... Non so neanche se dire scendere a compromessi sia il termine giusto. Però capiamoci. Allora, lì c'è lo switch. Qui c'è un'altra mappa. Oh. Ah, vuoi vedere che la X è dove dobbiamo andare e la freccia era dove siamo partiti, forse? Beh, forse era semplice. Allora, calmi un attimo, perché qui abbiamo lo switch. Però chi mi dice che facendo lo switch io torno indietro poi? Allora, Menno, dimmi. Oi, picci piccio. Ciao, Manny, procedo bene? Vai alla stragrande. Bella. Il trastullo è quasi finito. Buono sapersi, Manny. Ci vediamo. È venuto a dirmi: bravo, sei quasi alla fine. Ma poi scusami, stavo giusto dicendo, che fine hanno fatto i rovi? Ah beh, anche lento. Sapevo che mi avresti salvata. Eh sì, perché sei mia sorella. Allora, aspettiamo il rovo. Ho visto... Ah no, era la texture. Per un attimo ho detto: ma sta piovendo? Ah, ma è a fondo chiuso. Ah, ecco dov'era la fregatura. Allora, aspetta. Vai, vai, vai. C'ho ancora tempo. Ecco qua. Quindi siamo a 4. Ce ne mancano solo 2. Allora, se io proseguo di qua, dove finisco? In una zona puzzle. E cosa c'è dietro qui? In teoria niente, in pratica... Ma è un puzzle che devo spostare o un puzzle che devo girare i pezzi? Allora...
Ti giuro che... Ah, ok, era palese che era Crudelia, però ti giuro che non capivo da che parte dovevo guardarla, sta meraviglia. Ok, in teoria è così, esatto. Giralo. Sì, giusto. Forse questa era giusta, no, esatto, così. Giralo, ok. Ecco qua. Cosa mi manca? Forse questo. Ah, no. Cosa mi manca? Ah, è così giusto, no? Ti giuro che non capisco. È questo quello sbagliato, scusami, ti giuro. Pensavo che era giusto io. Ero convintissimo. E... ah, ok, dicevo, cosa c'è qua dentro? È il giardino segreto. Che siamo nella zona finale. Ah, pensavo fossimo da tutt'altra parte. 5. Morderò il culetto. Come si ha? Scusami, è l'ultimo giardino. Aia. Come lo raggiungiamo? Qua c'è una fossa biologica. Scusa un attimo. Esatto, qua. Fine livello. Scusami, fammi allora tornare indietro. Anche perché non abbiamo finito in quella zona. Dove siamo? Siamo in un tunnel sotterraneo. Ah, ok. Ok, almeno abbiamo capito dove siamo finiti. Strano giro mi ha fatto fare, ma perlomeno. Dunque, ci manca solo un'ultima zona, che è questa qui. Allora, calmi un attimo. Qui abbiamo Garibaldo. Ecco qua. Lì abbiamo uno dog che... ho fatto male i calcoli. Anche perché per prendere una cura ho preso un danno, quindi ho annullato il senso di tutto ciò. Allora, se i miei calcoli sono giusti, esatto, questo si dovrebbe girare. Perfetto. Ora, quindi, torniamo indietro. Eccoci qua. Quindi, salviamo. Non che ci serva, però meglio farlo. Ed eccoci nel giardino segreto di Bill. Abbiamo intrecciato Disney e Pokémon. Allora, qui abbiamo una torre. Qui abbiamo la mappa. Allora, è un secondo da capire. Uno, che giro fa la palla? E due, ecco qua, capire dov'è l'ultimo dei fratelli. Grazie. Che tanto sicuramente è in fondo a questa zona, quindi. Ok, allora prima di proseguire dammi un attimo. Ma siamo... Allora, calmi un attimo, facciamo le cose con un attimo di calma. Che poi tra l'altro, se non ti fai sta zona, ti tagli via mezza mappa in pratica. Cos'è sto suono? Ah, lui! Ah. Dai! Preso. Ok, non ci mancano molti ossi, per fortuna. Però tanto... ecco. Sicuramente... me ne mancheranno tipo 4-5 alla fine. Io dirò ok e quindi ciaone. Però allora, quindi qua siamo saliti per prendere gli ossi, ma mi manca ancora uno dei fratelli. Quindi, se la ruota prima ci ha portato non da qui ma da qui a qui, allora facciamo le cose in ordine. Andiamo prima da questo lato. E abbiamo trovato una vita. Non che ci serve, ma sempre ben accetta. Altra mappa per dirti dove ti trovi. Allora, quindi... ci manca, credo, un'ultima zona. E in teoria, in quest'ultima zona...
Per forza troviamo lui. Sei troppo forte. Bella. Ecco qua, a posto. Mi mancano 10 ossi, 9. Direi che è un ottimo risultato. Come ho detto, non mi interessa farlo perfetto, perché tanto... ma ancora c'è, ce n'è di robina. E la madonna, ma... si protrae sto livello, eh. Si protrae per un bel pezzo. Non pensavo neanche io. Forse sai che tutti gli ossi... forse me ne mancherà giusto giusto uno. Quanto ci fai? Quindi me ne manca 5. 1, 2, 3, 4. Me ne manca uno. Vogliamo andarlo a cercare? Vabbè. E che poi mi ci infogno io di ste stronzate, nel senso, ne ho bisogno di andare a cercare. Eppure adesso mi metterò a cercarlo di sicuro. Oh, addirittura in questa zona l'ultimo osso. Qua in esatto, in mezzo al prato. No, non era neanche un osso. Che fregatura. Vabbè, ti prego. Oh, e vai. Vuoi fare un giro? Beh, mi ero dimenticato che... prendendo tutti gli ossi ti fa fare il giro del castello, il giro della mappa così totally random, però è un'aggiunta carina al gioco. Poi velocissimo. Ma poi perché? Cioè, che premio è farti fare il giro della mappa una volta che... boh, vabbè. Ci sta, vabbè, dai. È un premio carino.